Allora, non vedo nessuno iscritto a parlare, prego. Allora, c'è il consigliere Cavallone, prego consigliere. Grazie, grazie Presidente. Beh, direi che innanzitutto è un piacere vedere che comunque gli equilibri di bilancio e l'amministrazione hanno fatto un buon lavoro nel comunque seguire la legislazione nazionale che diventa sempre più complessa, complicata e anche difficile da seguire a causa dei continui tagli agli enti locali e anche a causa dell'inasprirsi continuo del patto di stabilità. Forse anche su questo sarebbe bene anche cercare di capire quanto è difficile amministrare una città con una legge sul patto di stabilità che sostanzialmente non permette all'amministrazione, alle casse comunali di spendere soldi che già hanno o addirittura non possono in qualche modo giovarsi di maggiore entrata in un anno, perché se fanno maggiore entrata in un anno vuol dire che l'anno dopo se ne fanno di meno vuol dire che possono spendere di meno. Insomma, a causa di tutte queste leggi che in un certo senso sono anche poco sensate, cioè io ne vedo veramente la poca utilità e la poca veridicità rispetto ai problemi reali che ci sono sul territorio. Quindi la prima considerazione è il fatto che è la soddisfazione per vedere che questa amministrazione, tra mille difficoltà, come anche abbiamo visto qualche mese fa quando ci hanno detto che a causa di un mancato pagamento della provincia sul ponte sulla Dora eravamo con qualche difficoltà come dire, sul completamento e soprattutto sul rispetto del patto di stabilità. L'altra cosa è vedere che comunque dopo 2 anni di amministrazione il programma procede, molte delle azioni che sono all'interno del PGS sono messe sotto la voce realizzata o avviata e comunque significa che l'amministrazione e il Consiglio Comunale anche è comunque stato abbastanza efficiente nel portare avanti tutto quello che abbiamo promesso ai cittadini e che stiamo cercando di portare a termine entro la fine del mandato. C'è ancora molto da lavorare per questo, almeno il mio gruppo consigliare, penso di poter parlare anche per tutto il Consiglio Comunale, ha voglia, o per la maggioranza, scusami Fabio, ha voglia di impegnarsi per fare in modo che i problemi in città o comunque le migliorie che vogliamo portare vengano attuate. Ma appunto chiederei all'assessore magari qualche informazione per il Consiglio dal punto di vista dei tagli che si sono avuti in questi 2 anni e soprattutto magari se ha qualche informazione almeno di massima sulle ripercussioni che avrà il Comune di Collegno per quanto riguarda le nuove norme del patto di stabilità e i nuovi tagli che sono previsti nella manovra sia di luglio e poi anche quella di agosto, perché stranamente questo governo è riuscito a fare due manovre correttive finanziarie nell'arco di un mese. Grazie.